E rieccoci qua, buona Pasquetta a tutti, ore 14:56 del 10 aprile 2023, un saluto a tutti e benvenuti, come abbiamo detto in precedenza, alla giornata di Pasquetta, ma oggi è anche giornata di Serie B, come potete vedere dalla schermata in sovraimpressione, infatti si sta giocando la 32esima, fammi vedere un po' qui, la 32esima giornata, ecco qui per essere precisi, perché diretta era abbastanza vaga sulla situazione. 32esima giornata di Serie B che è iniziata alle 12:30 con la partita tra Benevento e Spalla, finita 1-3, le reti di Prati al 33esimo, poi il pareggio del Benevento con Fulon al 37esimo. E poi infine Celia al 51esimo e Mancini al 66esimo che permettono alla Spal di prendere tre punti importanti per quanto riguarda la salvezza. Ma non siamo qui per parlare di salvezza, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, anche a Pasquetta, anche se in questo caso sono praticamente le 3 di pomeriggio, perché andremo a seguire la partita tra Como e Genoa. Sullo sfondo però ci sono tantissime partite di Serie B perché seguiremo Brescia Ternana, Cittadella Parma, Frosinone Ascoli, Perugia Modena e Regina Venezia. Poi a concludere la giornata alle 18 ci sarà la partita tra Pisa e Cagliari e alle 20:30 Palermo e Cosenza. Mi sono un attimo dimenticato per quanto riguarda le partite delle 15, ecco quello che fondamentalmente potrebbe essere il vero e proprio big match di questa giornata, ovvero sia la partita tra Sud Tirol e Bari. Andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda Como Genoa. Como che si schiera con Gomis tra i pali, Odenthal, Binks e Canestrelli in difesa, centrocampo, Iovine, Parigini, Bellemo e Iannou. In attacco il trequartista è Da Cugna, dietro le due punte, Cerri e Cutrone, mentre invece il Genoa risponde con Martinez tra i pali, Ilzanker, Vogliacco e Dragusin in difesa, centrocampo Sabelli, Frendrup, Badel, Strootman e Criscito in attacco, la coppia formata da Coda e Albert Gudmundsson a disposizione dei due allenatori. Per quanto riguarda il Como, Arrigoni, Bianco, Cagnano, Faragò, Gabrielloni, Gatti, Ghidotti, Mancuso, Pierozzi, Tremolada, Vignale, Vigoritto, l'allenatore del Como naturalmente Moreno Longo, mentre invece per quanto riguarda Gilardino, Aramu, Calvani, Dragus, Ekuban, Efti, Jagiello, Lipani, Maturro, Romero, Puskas, Salcedo, Semper e Yalcin, l'arbitro della partita, il signor Pairetto. Genoa che deve approfittare dello scontro diretto tra Sud Tirol e Bari per quantomeno cercare di allungare in classifica, sperando che il Frosinone continui questa piccola crisi che sta avendo e che non sta permettendo agli uomini di grosso di vincere una partita che sia una, mentre invece il Como deve cercare quantomeno di aumentare il distacco dalla zona retrocessione, perché no, provare quantomeno ad affacciarsi nella zona playoff, soprattutto ottavo posto per il Parma in classifica, un Parma che sta avendo molta difficoltà dal punto di vista della continuità. Vince una partita, però la partita successiva o la pareggia o la perde, quindi non c'è mai il doppio successo per gli uomini di Pecchia. Nel frattempo eccoci qua in quel di Como, pubblico delle grandi occasioni. Ci sono anche i 777. Zangrillo naturalmente non è presente più che altro per una motivazione molto precisa, ovvero sia sta soccorrendo il cavaliere mascherato, ovvero sia il caro vecchio Silvio, che dopo essere entrato in terapia intensiva in quel di Milano nelle scorse ore, adesso sembra essersi un minimo rimesso in sesto. Come si suol dire, non lo ammazzi manco con le bombe, il caro vecchio Silvio, il caro vecchio Berlu. Ecco qui inquadrato Moreno Longo, allenatore del Como. Ecco qui, giocatori del Genoa, oggi in maglia nera, la terza maglia della formazione rosso-blu, mentre invece il Como presenta la maglia di casa inquadrato Alberto Gilardino, l'allenatore che sta portando il Genoa a pochi punti dal primo posto a tutti gli effetti, perché adesso il distacco dal Frosinone è di ben 4 punti. Inquadrato anche Patrick Cutrone, inquadrato Sabelli,
inquadrati alcuni dei protagonisti della partita. Io nel frattempo preparo anche il cronometro. È un bel pomeriggio di Pasquetta. Vi ricordiamo però che la giornata con dei click non finirà in questo modo, perché poi alle 21 andremo in onda su YouTube con Buonanotte Classiche, sul canale Viola con Il Processo. Ci sarà tanto del quale parlare riguardo l'ultima giornata di Serie A. Un attimo che preparo anche per bene il cronometro. Vediamo un po' se è andato qui. Sì, più o meno è andato. E allora si comincia subito il Como, che prova ad andare sulla fascia col numero 33, ovvero sia D'Acugna. D'Acugna però marcato molto bene da Vogliacco. E quindi si va avanti. Vediamo se è partito tutto qua. Non ci sono problemi almeno per il momento. Sì, tutto sembra andare per il meglio. Naturalmente qui sotto potete vedere i risultati delle altre partite che seguiremo. Attenzione qui il Como, ancora col pallone tra i piedi. Prova il cross D'Acugna. C'è per un difensore del Genoa che fa volare il pallone in alto. Ancora il Como, serie di colpi di testa. Ancora formazione lombarda. C'è però il fischio da parte dell'arbitro della partita, ovvero sia Pairetto. Inquadrato Iovine. Ecco qua. Rivediamo. Iovine che ha fatto fallo su un giocatore del Genoa. E quindi è proprio la formazione rosso-blu a ripartire col pallone tra i piedi. Dragusin, passaggio per Criscito, pallone però recuperato da Como, ancora però il Genoa che riesce a recuperare, prova il lancio lungo. C'è però un anticipo da parte di un difensore del Como che butta il pallone in rimessa laterale. Nel frattempo Girardino già dà indicazioni ai suoi. Vediamo qui il Genoa che tiene palla, formazione rosso-blu che cerca di tenere il pallone, soprattutto sta studiando un varco per cercare di infilzare la difesa dei Lombardi. Attenzione però, prova il Genoa qui il passaggio a cercare Coda, che però perde palla, e allora si riparte con Canestrelli, passaggio a cercare Binks. Passaggio sulla fascia a cercare Ioannou, passaggio adesso al centro, ancora il Como che tiene palla qui, ancora con Odenthal che prova ad avanzare, Odenthal, il passaggio filtrante, attenzione, il tacco che non serve a niente perché il Genoa riprende la palla, il passaggio lungo adesso a cercare Coda sulla fascia, Coda, aspetta un compagno, Coda, entra in area, prova il tiro, c'è il tocco da parte di un difensore del Como. E sarà quindi calcio d'angolo per il Genoa. Salutiamo Alan in chat, buona Pasquetta anche a te Alan. Alan che poi vedremo questa sera per Buonanotte Classica. E vi ricordiamo che stasera ci sarà anche un'appendice di Volley Click dedicata alla pallavolo. Perché adesso sia per la pallavolo maschile che per quella femminile si stanno giocando i playoff. Soprattutto per la pallavolo maschile, oggi ci saranno due gare decisive per il prossimo turno, visto che si parla di due gare 5. Vediamo qui il Genoa, il passaggio all'indietro, prova il cross raso terra, nulla di fatto, pallone che va fuori. E quindi rimessa per il Genoa, già pronto a lanciare questa rimessa, Badel, capitano oggi della squadra rosso-blu, il passaggio indietro per Martinez, ancora il Genoa che prova a tenere palla, addirittura il pallone sulla fascia, a cercare Frendrup, Dragusin, il passaggio per Vogliacco, nel frattempo aggiornamento in quel di Brescia, Brescia in vantaggio, Brescia 1, Ternana 0, andiamo subito ad aggiornare ragazzi, 2 minuti, buongiorno e buona Pasquetta, ciao Ler, salutiamo la nostra Ler, con tanto affetto. Io intanto vado a mettere a verbale il vantaggio del Brescia contro la Ternana. Risultato che potrebbe servire ai Lombardi per quantomeno respirare per quanto riguarda la zona salvezza. Vediamo anche il marcatore se riesco. Così vado un attimo a controllare. E yellow al 5° minuto. Nel frattempo qui a Como si continua a giocare. C'è un fallo
da parte di Parigini. Parigini ex Genoa. Passate, non è che abbia giocato moltissimo. Ah, perfetto. E allora aspetta un attimo. Aspettate un attimo, ragazzi, che faccio una piccola cosa. Scusate se vedete un attimo il link. Ok. Vado un attimo a mandare, così mi prendo il buon Alan, che mi ha detto che vuole venire. Ok, perfetto. Mandato il link. Andiamo qui nel frattempo il Genoa. Ancora però il Como che tiene palla. Genoa che cerca di mantenere la sfera tra i propri piedi. Ancora il Genoa che tiene palla qui. Formazione rossoblu che oggi gioca in maglia nera. Prova il cross lungo e il colpo di testa da parte di Criscito. Pallone che però è andato fuori. Ha provato a fare la sponda a Criscito, ma non ci è riuscito. Nulla di fatto, e quindi pallone che va in calcio di rinvio da parte di Gomis. Rivediamo qui il colpo di testa da parte di Criscito. Il pallone che va fuori. Allora si riparte con Gomis. Vediamo qui se non ci sono problemi di sorta, però tutto sembra volgere per il meglio. Il lancio lungo a cercare, credo, Cutrone. Cutrone tiene palla. Vediamo cosa si inventa qui Cutrone. Attenzione, vediamo ancora. Lotta con Vogliacco, il pallone che va fuori, ma ladies and gentlemen, the one, the only, the chairman of the board, the legend killer, the commissioner, Hans Soko. Un cordiale saluto, miei cari, siamo collegati con Como. Infatti l'audio che sentite è quello del stadio Sinigaglia con 0-0. Hai detto del vantaggio del Brescia, per il Brescia è importante, almeno rimanere in Serie B. Anche perché per la prima volta in assoluto la Feralpi Salò è stata promossa in cadetteria e potrebbe essere un bel derby quello tra le due squadre la prossima stagione. Sì, esattamente, potrebbe essere un bel derby, quindi Brescia che vuole cercare di salvarsi, anche per cercare di salvare la faccia nonostante la presidenza del vulcanico Cellino. Brescia che vuole quantomeno cercare di lottare fino all'ultimo per acquistare un posto nella prossima serie cadetta. Vediamo un po' cosa succede qui nel frattempo con il Como che prova a tenere palla, ma il Genoa risponde colpo su colpo. Sì, adesso Crescito che avanza sulla sinistra, serve anche poi attaccare sulla destra. Vediamo se il Genoa riesce a trovare qualcosa. È bello questo scorcio di curva dove si vede il lago. Molto molto bello. Di dietro, proprio dopo la curva, c'è una scuola di volo. Ah, interessante. Quindi è molto, molto bello. Sì, è molto bella come zona. È uno dei ancora degli stadi in città, quindi parcheggio pressoché inesistente, però è interessante. Certo, quando sale sul vento dal lago, freschino. Di poco. Esatto. Nel frattempo ha provato un cross un giocatore del Genoa, pallone buttato fuori da Johanno. Sì, anche perché andare a Como in questi giorni, comunque andare durante la Pasquetta è sempre complicato, tanto per i parcheggi. Sì, a giudicare anche delle acque sembrano essere abbastanza, cioè sono calme, però il colore dell'acqua è abbastanza scuro, segno che comunque c'è molto molto freddo. Beh, quello sì, è tornato il fresco, anche un po' freddo. Beh, abbiamo visto Manchester che praticamente ha nevicato. Esatto, proprio per farvi capire la situazione di questo periodo. Cioè, sì, esattamente. Siamo in primavera, però c'è ancora qualche scampolo d'inverno da quel punto di vista. Sì, anche perché era 20 gradi e di giorno è anche abbastanza caldino, si sta anche bene. Il problema è quando cala il sole che si comincia a sentire la brezza, chiamiamola così, qualcosa di molto molto freschino. Allora, casta, arriviamo da una giornata di basket molto molto lunga, molto molto bella, dove praticamente erano verdetti che già si sapevano, o di aspettare qualcosa di diverso. No, vabbè, adesso era già tutto fatto, nonostante l'ultima giornata, si sapevano già le squadre che avrebbero lottato per
i playoff e play-in. C'era solo da vedere questa situazione per quanto riguarda il posizionamento delle squadre ad ovest, ma alla fine è cambiato poco o niente perché avremo Lakers, Wolves e dall'altra parte Pelicans, Thunder per quanto riguarda i play-in, mentre invece per quanto riguarda i playoff avremo Suns, Clippers che hanno già anticipato qualcosa durante la partita di ieri sera, quindi non è cambiato molto, però è stato interessante vedere un po' di competizione, ecco, durante queste partite di quest'ultima giornata di regular season, perché a partire da domani si inizia a fare sul serio a tutti gli effetti. Quello sì, assolutamente. Chi vedi favorita? Ma in generale stai dicendo? Noi sto parlando dei play-in, chiaramente chi vedi che favorita per Allora, per i play-in, entrare. guarda, non vorrei nel frattempo, piccolo aggiornamento, ha segnato la Regina, Regina 1, Venezia 0. Per quanto riguarda i play-in, diciamo, ti invito a fare le corna da quel punto di vista perché i Lakers Lakers. potrebbero, diciamo, essere favoriti, ecco, soprattutto perché ci sarà un LeBron in missione che cercherà in ogni modo di giocarsi i playoff. Dall'altra parte bisogna un attimo vedere, cioè devo andare un attimo a controllare tutta la situazione, però lì potrebbe essere molto molto più aperta la questione. Vado un attimo a controllare così mi Sì, guardo. esattamente, perché comunque tieni presente come, sì, beh, chiaro, i Lakers hanno un LeBron in missione, verrebbe da dire ora o mai più, cioè hanno una missione da compiere dopo che comunque da un'annata complicata. Oddio, vincere l'anello, insomma. Eh sì. Perché secondo me c'è altra gente. La vera squadra in missione sono i Boston Celtics. Che cosa La hanno? speranza magari. La vera squadra in missione è Boston. Con la speranza magari di avere un Danilo Gallinari che finalmente recupera magari qualche partita che ci ha fatto. Guarda, secondo me adesso se la giocano Milwaukee e Boston, perché sono state le due squadre con una certa continuità e che quindi sono forse le due squadre più forti per quanto riguarda la Eastern Conference. Per quanto riguarda il West, potrebbe essere battaglia aperta perché ci sono tante squadre interessanti, come ad esempio i Denver Nuggets, i Phoenix Suns, soprattutto, poi ci sono i Golden State Warriors, se dovesse entrare anche LeBron e i Lakers, quindi lì è già più difficile. Adesso la vedo più prevedibile. Poi tutto può succedere. Faccio un esempio: l'anno scorso i Phoenix Suns fecero una regular season in cui arrivarono ai playoff con diverse giornate d'anticipo, poi persero contro i Dallas Mavericks verso le semifinali. Quindi tutto può succedere. Però per quanto riguarda l'Est, la finale mi sembra abbastanza chiara. Sì, no, beh, est sì, è chiaro come a ovest sia più complicata la faccenda. Beh, complimenti a Portland che ha giocato molto bene ieri, no? Ha preso una spazzolata di 50 per la serie, non ce ne frega nulla di sta partita. Esatto, esattamente, giusto a far capire la situazione. Per quanto riguarda i play-in, la vedo un po' piuttosto a est perché ci sono, vabbè, c'è i Hawks, comunque può essere una partita aperta, anche se vedo più favoriti gli Heat, Raptors, Bulls, cioè al momento le squadre che vedo favorite sono gli Heat e credo i Raptors, almeno per quanto riguarda adesso, mentre invece ad ovest ti dico Lakers e forse Thunder che riescono a fare il sorpresone. Quello sì, assolutamente. Vedremo da domani già come si mette. Intanto c'è una rimessa laterale, c'è Cherry che si sta scambiando cortesie con la difesa del Genoa, Eh sì. l'arbitro aveva poi retto a dire qualcosa a Vogliacco e a Cherry, che probabilmente anche in un certo periodo, non so se è stata una gomitata un po' di Cherry con Vogliacco che lo prende gentilmente per la cravatta. Per un certo periodo non so se insieme o comunque,
si sono incrociati, sono stati nella prima Under 23 della Juventus. Eh sì, quindi parliamo di Under 23 che comunque ha sfornato diversa gente che adesso sta giocando in Serie A o in Serie B o stanno giocando addirittura nella stessa Juventus. Sì, assolutamente, anche se vabbè, chi si è perso le pagellazze, vi invito a recuperarle qui sul canale. Sabato sera è stata una partita alquanto orripilante, ma d'altronde quest'anno va così. E purtroppo vedremo se giovedì riusciremo a fare qualcosa di positivo. Già domani comunque ci sarà la Champions e vedremo soprattutto la grande partita di mercoledì tra Milan e Napoli. Comunque calcio di punizione nel frattempo per il Como alle 17:00, sempre 0-0. Paoletto sta per dare il via, fischio dell'arbitro, parte di cross alla destra di Vasquez, colpo di testa allungato da Criscito, però ancora un cross in mezzo da parte del Como, sicuramente per un fallo di mano, l'arbitro dice di no, è tutto regolare, tutti attorno all'arbitro aspettiamo che stanno valutando, vediamo, stanno valutando un possibile fallo di mano, vediamo. Beh, rimbalza sul braccio di un difensore del Genoa, però è anche vero che il movimento mi sembra abbastanza comodo. Eh sì. Adesso vediamo se... Sì, l'impressione è che, diciamo, tra virgolette, almeno la mia impressione è che sbatta un attimo in maniera involontaria, però vediamo. Sì, beh, il movimento è congruo, più che altro, il braccio è sul petto, sì. Tutto regolare, si gioca, come detto. C'è cover, no rigore. Sì. Dare rigore sembrava troppo, No, più che altro, cioè... Ok, c'è stato il colpo, però fondamentalmente il pallone, cioè non è sembrato volontario il fallo di mano, ecco. Su quello sono abbastanza sicuro. Assolutamente sì. Quindi... Però sai, lì è un po' la dinamica, il movimento del braccio, un po' sì, un sì. Particolare. Però tutto regolare. Beh, se, a proposito di tutto regolare, questa domenica doppio appuntamento motoristico, non perdetevelo, perché saremo con la MotoGP a Austin alle 21, alle 21.30 da Detroit, la IndyCar. Esattamente, quindi appuntamenti da non perdere con il motorsport qui su The Click. Esatto, anche perché la Formula 1 tornerà a fine mese. E già sto leggendo delle notizie abbastanza interessanti sul calendario della prossima stagione. Bene. Eh sì, ho letto anch'io. Delle robe... Che vogliono sì, mettere più Gran Premi possibile. Per il semplice fatto che c'è la Ramadan. A parte quello. Vogliono far tornare... Vuole tornare in Vietnam, anche se ufficialmente non è mai debuttato, causa pandemia. Ma noi a Formula 1 2020 l'abbiamo visto ed è abbastanza orripilante. Esatto, quindi sarebbe meglio evitare, però sarebbe... di fronte alla pecunia può succedere. Beh, di tutto. Dai Jeddah. Hai fatto Jeddah, quindi Esatto. No, vedremo, perché comunque la gara inaugurale sarà Jeddah l'anno prossimo, proprio per evitare la concomitanza con il Ramadan, quindi ne avremo da fare di cose. Eh sì. Però sono solo in discrezione, tanto il vero calendario lo avremo intorno a settembre. Quindi. E anche lì non è detto che sia definitivo, quindi la Cina. Però attenzione adesso al Genoa, che può attaccare sulla fascia destra, deve però convergere indietro, c'è questo cross basso, pallone che filtra, un tentativo a sorpresa da parte di Rubisso, se non sbaglio. Pallone fuori. Non di molto, ha provato la deviazione. Il pallone non è arrivato al punto con il pallone, si è spinto fuori, non di volta. Sì, Genoa che c'è un attimo provato, però nulla di fatto. Eh no, Genoa che lo vedo abbastanza, cioè
cerca di giocare, però con poco costrutto dal punto di vista offensivo. Come si difende, tenta il contropiede. Sì, decisamente, ti dico, in questi primi minuti vedo un attimo meglio il Como, nel senso, Genoa che prova ad attaccare in maniera molto confusionaria, Como che, diciamo, al momento sembra essere più concreto dal punto di vista della costruzione del gioco, almeno per il momento, poi naturalmente la partita è ancora lunga. Frenzel viene ammonito dopo questo fallo a centrocampo ai danni di Cherry. Ecco, Cherry sembrava uno di quei giovani che poteva fare sfracelli tanto bene in primavera quanto, sì, onesto mestierante, ma niente più. Sì, su Cherry, diciamo, c'erano grandi aspettative, specialmente dopo il periodo in primavera e soprattutto anche dopo comunque una buona stagione con la Cagliari in Serie B, però poi si è letteralmente perso, ha fatto il cosiddetto giro delle sette chiese, tornato anche a Cagliari, tra Pescara, Perugia, adesso Como. Diciamo, non una carriera esaltante per questo giocatore. Sì, scuola Parma, l'ultimo Parma prima del fallimento di Girardi, Manenti e tutta la Lega Brigata. Si diceva un gran bene, l'ha preso la Juventus, l'ha fatto fare, se non sbaglio, anche vinto il torneo di Viareggio, poi è andato a fare il giro metodo delle sette chiese, sembra sempre lì per esplodere, ma poi un altro che è così è Putrone, che è nelle file del Como, infatti suo compagno di squadra. Sì, sembrava promettere bene, poi così non è stato a tutti gli effetti, perché fondamentalmente si è perso a tutti gli effetti, ripeto ancora una volta, ha fatto il giro delle piccole, diciamo, non ha mai avuto l'occasione per giocare in una grande, vuoi anche perché forse le qualità non erano quelle intraviste durante il periodo nella primavera della Juve. Vabbè, io parlo di Cutrone, che comunque che Cutrone, anche Cutrone sì, Cutrone veramente è stata un'occasione sprecata, perché a Milano aveva mostrato cose buone, poi è stato venduto in Inghilterra, dove è praticamente sparito dai radar a tutti gli effetti, qualche stagione a Firenze, adesso si ritrova. Intanto gol del Genoa, intanto, mentre noi ci distraiamo, rete del Genoa con Strootman, che cambia quindi il parziale al 23esimo, Como 0, Genoa 1, rete di Strootman. Vediamo, c'è stato un cross, Potere che rinvia male perché arriva Strootman di gran carriera e poi con il sinistro la mette in rete. Che meraviglia la difesa del Como, guarda, Tiam che sbaglia praticamente, cerca un compagno. Vabbè, che roba, vabbè, lasciamo stare, comunque. Addormenta. Rete del Genoa. Si addormenta e Strootman da rapace ruba il pallone e con il sinistro di punta ha fatta dal limite dell'area, porta in vantaggio il Genoa a Como. Como 0, Genoa 1, rete di Strootman. Un po' sorpresa, però giustamente si vedono così anche i grandi campioni. Magari il passo non è più quello di una volta, però è chiaro come l'istinto del campione rimane intatto. Sì, quello sì. Poi naturalmente molto colpevole la difesa del Como, che ha sottovalutato questo rinvio da parte di Gomis. Strootman ne ha approfittato per il vantaggio del Genoa, quindi Como 0, Genoa 1. Quindi Genoa al momento in vantaggio in quel di Como, che quindi sta facendo il suo, mentre stanno giocando dall'altra parte le due dirette avversarie, quantomeno per il secondo posto, ovvero sia Bari e Sud Tirol, al momento risultato fermo sullo 0-0. Ecco, su Tirol possiamo dire che è la vera sorpresa del campionato. Decisamente, la vera rivelazione, assieme naturalmente al Frosinone di Grosso, che non ha grandissimi nomi, ma che ha fatto del gruppo la sua forza. Un Sud Tirol che fondamentalmente era destinato sulla carta ad arrivare ultimo, poi c'è stato il cambio di allenatore con l'arrivo di Bisoli che ha grande esperienza per quanto riguarda la serie cadetta e adesso si trova in una posizione di classifica che permette a questa squadra di sognare letteralmente, perché comunque sono al momento in pianta stabile in zona playoff, hanno avuto una continuità di risultati importanti, hanno sfiorato anche
la seconda posizione. Poi il Genoa naturalmente ha avuto un ruolino di marcia con Gilardino molto importante, però sono lì e saranno una delle squadre da battere per quanto riguarda i playoff. No, sicuramente, perché loro giocano con la testa sgombra, quello che viene tutto di guadagnato, certo, avere il Sud Tirol, vuol dire Trentino Alto Adige, una delle regioni che ancora non hanno mai visto la Serie A come la Valle d'Aosta, sarebbe molto molto interessante avere comunque una squadra e una regione che di solito fa degli altri sport come lo sci, come l'hockey, il loro sport, diciamo, principale, averla in Serie A. Certo, il timore è che possa fare una brutta fine per la Genoa, conclusione però, non di molto. Possa fare una brutta fine perché la Serie A è tanta roba. Però vedere un Sud Tirol, Juventus, Torino, ma anche Inter e Milan, vedervi giocare magari per l'Olimpico di Roma è molto, molto. Eh sì. Beh, è il bello del calcio e anche però un po' che poi il timore che aveva Lotito qualche anno fa, quando si preoccupò di Carpi e Frosinone il primo anno in Serie A. È vero che chiaramente magari puoi avere meno spettatori, meno interesse, però è anche giusto che anche loro, se se lo meritano, possano arrivare in Serie A. Beh, abbiamo avuto Treviso, abbiamo avuto altre realtà, quindi non vedo perché non possa arrivarci in Sud Tirol, che se se lo merita. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che okay, forse non porteranno tantissimi spettatori, però è giusto anche che altre realtà si affaccino sulla Serie A e non solo, anche sulla Serie B. Questo permette anche più freschezza e più variabilità per quanto riguarda il prodotto del calcio italiano. C'erano squadre fino agli anni 80 e inizio anni 90 che erano una costante in Serie B, come il famoso come Licata, il Savoia, c'era il Campobasso che torna, anzi Catanzaro che torna in Serie B dopo 17 anni. Purtroppo poi sai, fallimenti, gestioni molto creative, possiamo dire così, poi non permettono certe dinamiche. Però attenzione ancora al Genoa che recupera questo gol pallone. Attacca sul settore di sinistra, Genoa che punta, Genoa che controlla, attenzione con la Genoa che può attaccare, prova il cross, secondo palo, non c'è nessuno. Occasione sprecata per il Genoa con Goodwinson al 29esimo, sempre però 1-0 per il Grifone qui sul ramo del lago di Como. Esatto, che volge a mezzogiorno, anche se adesso sono le 15:30 di pomeriggio. Esatto. Però comunque, beh, anche il Como comunque è una squadra che negli anni 80 e 90 faceva su e giù per la B e la A. Eh sì, nel frattempo è inquadrato Francesco Baccini in tribuna. Noto Esatto. cantante, noto tifoso del Genoa. Bell'ambientino comunque a Como, a giudicare dallo striscione. Vogliamo gente che lotta, ecco. Beh sì, perché comunque il Como sta girando e va secondo la casa di calcio. Questo fallo però calcio di punizione e attenzione perché il momento Vogliacco si lamenta e dice ho subito tre falli prima, tre e adesso lo ammonisce prima. La pedata c'è, tu il pallone non lo prendi neanche per caso. Calcio di punizione in favore del Como, una posizione interessante. Eh sì. Quindi vedremo Vogliacco che è comunque un bel difensorino. Si parlava anche per un interesse comunque della Juventus di tenerlo per farlo crescere. Beh, insieme a Dragosin comunque hanno giocato in Under 23. Dragosin che comunque può dire di avere nel suo palmarès una Supercoppa e una Coppa Italia. Esatto. Vinta credo con Pirlo. Compirlo, sì. Beh,
l'anno di Pirlo. Beh, Pirlo comunque ha dato comunque fiducia, perché lui doveva essere allenatore dell'Under 23. Hanno fiducia ai giovani, come giusto che sia. Poi magari qualcuno fa un po' fatica a vedi diretti, però altri, vabbè, succede anche che si perdano due fa volta. Punizione però per il come parte il tiro, cioè dicevo, come Frabotta, che comunque è stato falcidiato dagli infortuni in questi ultimi anni e purtroppo si sta un po' perdendo per strada, e altri invece che si stanno facendo ben vedere, come Fagioli, come abbiamo detto, ma anche Ken, volendo, perché comunque Ken è un ottimo giocatore quando è in vena. Sì, quando riesce a centrare la porta, più che altro. Con uno sbaccacciato al campo, verrebbe anche da D, perché è anche quello. No, allora, sai qual è il discorso? Io mi rilascio un attimo al commento che ha fatto Nick, anche questo lo trovate sul nostro canale, che ha fatto Nick l'altro giorno su Vlahovic. Cioè, il problema sai cos'è? Che lo puoi anche vendere, lo vendi anche bene. No, la lezione per il Genoa, c'è questa conclusione. Fuori non di molto da parte di Coda, cioè magari Vlahovic lo vendi anche bene a 70, 80, 90 milioni, e poi questo qua ti va in Inghilterra e ti fa 20-30 gol a stagione, e tu poi lo rimpiangi, capito? Quello sì, però se c'è un problema con l'allenatore non è che lo puoi aspettare così tanto a lungo. Per carità, è un signor attaccante, è un patrimonio, visti anche i soldi spesi per il suo acquisto, però bisogna capire come adattarlo alla situazione di Allegri. Naturalmente, se lo adatti, poi è tutto di guadagnato, perché hai un centravanti che fondamentalmente sarebbe completo sotto diversi punti di vista. Quindi ti dico, vedremo cosa succederà, però comunque la situazione di Vlahovic è molto molto particolare arrivati a questo punto della stagione. Certo. Frattempo rimaniamo sullo 0-1 tra Como e Genoa. Se volete vi faccio anche un paio di aggiornamenti per quanto riguarda le altre partite, perché al momento le partite che si sono sbloccate sono Cittadella Parma 0-1, la rete di Camara al 21esimo, e poi Regina Venezia 1-0, l'autorete di Cepitelli che sta permettendo alla formazione di Inzaghi di rimanere in vantaggio. Poi naturalmente alle 18 ci sarà Pisa Cagliari e alle 20:30 ci sarà la partita che concluderà questa giornata di Serie B. Ci stiamo sempre di più avvicinando alla fine della regular season per quanto riguarda la serie cadetta, ovvero sia Palermo-Cosenza. Sì, anche Cosenza che, come si dice in questi casi, sta soltanto a 3. Eh sì. Cosenza che, diciamoci la verità, ha iniziato malissimo, adesso sembra aver ritrovato una serie di risultati molto importanti che la stanno cercando di tenere lontano dalle zone calde, anche se comunque la classifica ancora vede la formazione presieduta da Guarascio in 16ª posizione. Se dovesse finire così il campionato, giocherebbe i play-out contro il Perugia di Lorenzo, che salutiamo. Lo salutiamo. Buon Lorenzo, da quando ha segnato il Genoa sembra più intraprendente nel prendere in mano maggiormente le redini del gioco, perché sta cercando di avere più confusione, cercando di fare più situazioni d'attacco, come in questo caso. Vediamo questo pallone messo in mezzo, ancora il Genoa che può attaccare sulla destra, il Como che si chiude e si difende. Però attenzione adesso, ancora il Genoa, Tagusin, Callarga sulla sinistra per Strootman, ha evitato un intervento difensivo. Attenzione ancora a Genoa, c'è questo cross crudo anticipato. Ecco, vedi, anche voi avete il capocannoniere della scorsa Serie B, cioè è un calciatore, magari poi lo vendi e poi te ne fa altri 20. Certo, attenzione a Wilson, deve però girarsi, non trova sbocchi, deve tornare indietro, però ancora attacca in Genoa, entra in area di rigore, evita un rimpallo, finisce a terra, non può regolare per l'arbitro. Con l'intervento di Dragosin, in maniera regolare su Cherry, su questo posto che è riuscito basso, potrà fuori rimessa laterale per il Genoa. Cioè, Coda chiaramente uno da
da campionato di Serie B, però intanto magari ti va in un'altra squadra, te ne fa altri 30, capito? Sì, esattamente. Più che altro credo che a Genoa non si sia trovato, diciamo, nelle migliori condizioni. Per carità, dopo l'annata dell'anno scorso, dove ha fatto il capocannoniere, forse si è anche un po' rilassato da quel punto di vista. Sta comunque dando il suo apporto alla formazione genuana, seppur a corrente alterna, ecco. Cioè, potrebbe essere un giocatore che potremmo vedere l'anno prossimo in Serie A con la maglia rosso-blu, così come lo potremmo rivedere in Serie B, a tornare a fare caterve di gol. Per il momento l'impressione è che sia un giocatore che al momento va da correnti alterne, cioè segna tanti gol in un certo periodo, poi si ferma in un altro, ecco. Sì, questo è vero. Purtroppo è il classico giocatore che ha bisogno della squadra che giochi per lui. Per un pestone dobbiamo lasciare questo, questo è il gol, questo mette il cross, secondo palo, l'ho visto anticipato, poi il pomo che mette fuori, quando deve partire, va via in velocità, funziona con un pestone frangente con Parigini. Parigini va sulla verticale per Cerri, Cerri punta l'avversario, punta Vogliacco, Cerri va sul destro, deve tornare indietro, Vogliacco che punta, Franco bollato da Vogliacco, rischia di finire a terra, poi ancora Cerri, Cerri che evita la marcatura, mette il cross, una doppia deviazione, però il pallone, l'ultimo a toccare è stato quello di Cerri, calcio di rinvio, abbastanza nervoso Vogliacco. Eh sì, un pochettino deve fare il suo, specialmente con i giocatori della formazione lombarda, tra cui Parigini, soprattutto sta lavorando molto su Cerri e Cutrone, che non sono clienti facili, quantomeno per la serie cadetta. Quindi vedremo un po' come continuerà la partita per Vogliacco. Sì, sì, deve dare una calmata perché sennò rischia veramente di lasciare il Genoa in 10 e non è proprio il caso. Esatto. In questo momento Genoa comunque deve stare attento alle impressioni con Masca, attenzione per adesso Genoa in questo momento che può attaccare, coda in area di rigore, coda, coda, prova a convergere, coda ancora, prova uno spazio, prova in conclusione, è spinto però dalla difesa, deve come Parigini che chiama un compagno libero. Indietro. Si riparte da Gomis. È il Como che ha tentato il colpo a sorpresa Fabregas. Beh, qualcosina ha fatto vedere, però è chiaro che i tempi belli sono passati anche da un po'. Sì, alla fine più che altro questa operazione è un'operazione suggestiva da parte del Como, avere comunque un campione come Fabregas all'interno della propria rosa, diciamo, porta pubblicità e soprattutto valore alla società Como, quindi non aspettatevi naturalmente un Fabregas come quello dei tempi di Arsenal e Barcellona, perché ormai l'età avanza e soprattutto gli infortuni hanno influenzato il rendimento di questo centrocampista. Beh, un po' come ha fatto Ribéry, comunque, ha fatto il suo a Salerno, per una realtà con attenzione, per un dato di Genoa, stava facendo un disastro in difesa. Ha fatto il suo, comunque, adesso è nello staff di Nicola prima e di Paolo Sousa poi, e ha chiuso la carriera in questa stagione dopo l'ennesimo. Sì, anche perché ormai, diciamo, fisicamente non ce la faceva più, ha chiuso prima del tempo a tutti gli effetti. Quindi ha deciso di entrare nello staff prima di Nicola, adesso di Paolo Sousa. E nel frattempo Genoa che cerca di manovrare il pallone. Intanto vado a controllare anche un po' le statistiche. Siamo tanto al 40esimo, sempre di 1-0 per il Genoa. Sì, allora, è vero che comunque il Genoa ha in mano le operazioni, anche se sta soffrendo giusto, come non si sta rendendo pericoloso nonostante la rete subita. Sì, esattamente. Io comunque stavo andando a guardare un po' le statistiche, al momento 6 tiri per il Genoa, 2 per il Como, 1 tiro per la formazione genovese, 0 in porta per la formazione lombarda, possesso palla prevalentemente a tinte rosso-blu,
Rossoblù che ricordiamo ancora una volta oggi giocano in maglia nera, 66%, 34%. In questo momento la Pompis stava per avere una sortita offensiva per il pallone di calcio d'angolo. Come adesso che ha provato qualcosa di pericoloso, difesa del Como, anzi del Genoa, abbastanza distratta, poi Vogliacco che mette in calcio d'angolo. Sì, Cutrone il passaggio al Wolverhampton qualche anno fa è stato un po' la pietra tombale sulla sua carriera. Sì, esattamente, venduto dal Milan verso l'Inghilterra, alla fine è dovuto ritornare in fretta e furia dopo una stagione in Italia, più precisamente a Firenze. Anche lì poca roba, poi è arrivata l'opzione Como. Cioè Como che però non sta dando i suoi frutti a mio avviso, credo che ormai il giocatore si sia perso a tutti gli effetti. Poi naturalmente tutto può succedere, neanche abbastanza giovane Cutrone, però credo che il treno importante sia andato già via da diverso tempo. Nel frattempo vediamo qui il Como con questo calcio d'angolo, è uno schema, parte il cross, il colpo di testa, c'è però anche il colpo di testa da parte di un giocatore del Genoa. Essere il colpo di testa da parte di Odenthal e anche il tocco da parte di Dragusin, e quindi sarà calcio d'angolo per il Como, nuovo calcio d'angolo dopo quello precedente. Vediamo qui cosa succede, calcio d'angolo che viene battuto di fronte ai tifosi genuani venuti in trasferta qui a Como e che hanno approfittato della Pasquetta. Guardiamo che attenzione, Martinez fa la parata da lontano, cross da parte del Como, ancora un colpo di testa da parte del Genoa che prova a partire, prova a ripartire la formazione rosso-blu, di fatto c'è il tocco da parte di un giocatore del Como, ovvero sia Parigini. Ancora il Como che adesso tiene palla, prova ad attaccare, prova ad avanzare con uno dei propri giocatori che si accentra, il passaggio per un compagno, si ritorna però sulla fascia con Parigini. Parigini prova il cross, ma c'è il tocco con la schiena da parte di Strootman e quindi il Como deve ripartire. Ancora con conclusione abbastanza pericolosa, deviazione di Martinez che mette fuori Como vicinissimo al pareggio con questo tiro non fortissimo ma quanto insidioso. Sì, è stato deviato da un difensore, anche tu una cosa da dire, non era di rigore, delle troppe spinte. Le streghe con Strootman, fischia l'arbitro, parte il cross a parabola, è uno schema questo cross in area di rigore, non so come si Genoa però ancora come questo tiro abbastanza, attenzione però rimane in contropiede, la conclusione sarà il vantaggio miracoloso da parte di Martinez su Cutrone, come vicinissimo al gol, c'è stata questa conclusione. Poi un rimpallo ha messo in. Ha avuto un buon gioco Cutrone che poi ha calciato su Martinez in uscita e il portiere ha messo il calcio d'angolo. Anche se era tutto buono perché Wilson teneva tutto in gioco. Non perfetto il Genoa in questa circostanza, però ottimo il suo portiere che salva la baracca. Parte il cross su questo angolo, colpo di testa ancora all'interno dell'area di rigore. Però se rimane arrivante ancora Martinez, e poi non è ancora lì. Una serie di rimpalli e poi finisce tra le braccia del portiere del Genoa. Mamma mia che fatica ragazzi, che rischi per il Genoa in questi ultimi secondi, anche secondo me era fuori gioco Parigini. Però sì, il Genoa che deve quantomeno resistere fino alla fine del primo tempo, poi deve cercare quantomeno nei secondi 45 minuti di rimettere un po' a posto la fase difensiva, perché adesso il Como sta attaccando e non poco. Eh sì, è stato un contrasto qui da terra. Ancora Wilson. Per volare. Un contrasto arrivato a 200 all'ora. Poi in anticipo il difensore del Como in maniera regolare ha preso il pallone. Vediamo adesso quanto sarà dato di recupero da parte dell'arbitro. Andiamo qui. Cambia rimessa, addirittura, vedi anche in Serie B. Molta tensione c'è in questi minuti, l'arbitro ha il suo bel da fare, ha qualcosa da dire a Parigini.
Sì, c'è molta tensione, soprattutto, vabbè, non dico molto nervosismo, però comunque gli animi sono molto molto caldi, almeno in quel di Como, nonostante l'acqua del lago a fare da sfondo. Un minuto è il recupero concesso per un calciatore leggero, ancora Criscito, con Cerri che butta fuori il pallone. Da Criscito un po' a quota IMS, un po' il Datome del genere. Sì, tornato dopo l'esperienza in quel del Canada. Quindi, ritornato a gennaio nella finestra di riparazione per quantomeno risolvere e soprattutto cercare di riprendersi un sorriso in quel di Genova dopo quanto accaduto l'anno scorso, specialmente col rigore che ha sbagliato nel derby. Gli ultimi minuti del derby davanti alla dell'anno scorso, perché praticamente ha condannato la formazione rossoblu alla retrocessione. Esatto. Adesso si occuperà ancora qualche secondo. Per il tempo perso da Criscito, è finito a terra. Siamo un minuto e mezzo oltre il 45esimo. Certo, è l'arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Como 0, Genoa 1, rete di Strootman al 24esimo, che primo tempo è stato? Guarda, ti dico, ho visto meglio il Como come gioco, cioè sono riusciti a creare più azioni, specialmente negli ultimi minuti, hanno creato un po' di grattacapi al Genoa. Genoa che però è stato cinico e ha approfittato dell'errore di Gomis per insaccare la rete del vantaggio al 23esimo contro Strootman. Ci vorranno alcuni aggiustamenti, quantomeno per tenere a bada l'onda d'urto del Como, però Genoa che al momento può stare tra virgolette tranquillo, visto il vantaggio. Sì, assolutamente sì. Il Genoa ha rischiato, soprattutto negli ultimi minuti, però è andato meritatamente in vantaggio sfruttando un errore più che di Gomis della difesa, perché comunque Gomis ha fatto un bel passaggio, poi dopo si è addormentato e anche un attimo il difensore del Comasco e chiaramente Strootman si è avventato su di lui e ha portato in vantaggio la sua squadra. E quindi niente, direi che comunque un buon Genoa, anche se il Como è stato molto molto più, diciamo, concreto, anche se non è riuscito a realizzare la rete, con le bocche di fuoco che ha dovrebbe addirittura essere nelle parti più alte della classifica, però l'abbiamo detto, non è una situazione semplice, quindi vedremo, insomma, però diciamo che per il momento il Genoa è in vantaggio. Dai, possiamo dire anche meritatamente. È stato più cinico. Sì, da quel punto di vista nulla da dire. Sono d'accordo con te. Esatto. Esatto. Va bene, Castel, direi che ci possiamo fermare qua per questi primi 45 minuti e poi tornare nel secondo tempo Esatto, facciamo di una piccola pausa e poi torniamo per i secondi 45 minuti. Al momento nel nostro campo principale, Como 0, Genoa 1, la rete di Strootman che sta decidendo la partita. A tra poco. Dopo, grazie. Thank you.
Rieccoci qua, pronti per i secondi 45 minuti. Chiedo bene se si è sentito il sottofono, però credo non fosse altissimo, però stavo guardando un video durante l'intervallo. Comunque chiedo venia se nel caso si sia sentito, però siamo qui per i secondi 45 minuti di Como-Genoa al momento 0-1 a rete di Strootman al 23esimo. Nel frattempo è tornato anche Alan. Eccoci qua, come siete, siamo già anche collegati nuovamente con l'audio dello stadio per questi secondi 45 minuti. Non ci sono stati cambi da quello che sto vedendo, non ci sono stati cambi, quindi si parte con gli stessi 11 del primo tempo, che andrei anche velocemente a elencare. Eccomi qua, le formazioni con Martinez tra i pali, Dragosin, Boyata e Schacker in difesa, Saverio, Franstrup, Bader, Strootman e Criscito. Goodmanson e coda di punta per il Como, Gomis, Orientale, Canestrelli, Pikes, Ioannou, Bellemo, Iovine, Parigini, Dacuglia, Riglia dell'Antonio, insomma Cerri e Cutrone. Subito c'è un fallo che non è dell'Olimpia Milano, ma è del Como. Calcio punizione per il Genoa. E Cerri ammonito. Salute. E grazie. Con Cerri ammonito. Beh, in panchina vediamo un nome su tutti. Ecco qua. Esatto, che è pronto ad entrare in campo quando la partita sarà finita, ecco. Ma ovvio. No, beh, ma la cosa bella è che sta sempre per il mio football manager. I tifosi sono scontenti dell'acquisto di Ekuban. Ma va? Dai, davvero? Che vergogna, miscredenti! Mi screde? Beh, vorrei vedere. Però, beh, sono in semifinale di Coppa di Francia, dopo sono andato ai rigori, praticamente Sergio Rico ne ha parati tre. Va bene, quindi. No, ma la cosa bella veramente, guarda. Però, beh, sono dei miscredenti, perché comunque prima la stampa mi esaltava il discorso di Ekuban dopo la sua bella prestazione con gol e assist per il rigore procurato per Messi. Non lo cambierei con nessuno, neanche con Romelu Lukaku. Momento. Esatto, calma, Adesso. calma, Diciamo cazzate. calma. Vabbè, molta calma. Beh, però rendiamoci conto che. Però guarda, sempre per Football Manager, io, vabbè, l'algoritmo è veramente una roba strana. Non c'è questo cross e Eh lì sì. anche calcio d'angolo. L'algoritmo è una roba strana. Uno dei quarti di finale è Napoli-Milan. Non ci credo. Guarda un po' il caso, la combinazione. Quando l'ho visto Napoli-Milan, io giustamente poi se dovessi vincere il mio quarto, beccherò un italiano. Eh sì. Perché ho Napoli o Milan in semifinale. Fantastico, fantastico. Cioè, Paredes invece la Juventus gioca, e quindi già questo è strano il suo. Però vabbè, dettagli. Calcio d'angolo intanto per il Genoa. Siamo al terzo minuto, parte il cross nell'area di rigore, si stava caricando coda, però viene respinto dalla difesa del Como. Ancora coda servito Vigliacco, però anticipato, lancia lungo. La difesa di casa per alleggerire la tensione, pagare fuori rimessa laterale. È stato Canestrelli che ha messo fuori il pallone. Cioè, rendiamoci conto, Casta, io ho preso Ekuban, ha avuto un attimino, si è assentato. Comunque, torniamo un attimo in cronaca, poi torneremo a parlare di cavolate, perché come avete visto, come sempre, quando si parla di cavolate succedono le cose, compreso Godel, che siamo un attimo persi. In realtà, scusami, Renato Moreno Longo, ex anche allenatore del Toro, durante il periodo della pandemia. Pallone in mezzo, che poi Longo e Girardino hanno una storia comune, visto che si sono avvicendate al via della Provercelli. Quindi è anche l'attuale allenatore del Como per il posto del campione del mondo 2006 al via della Provercelli. Attenzione però adesso al Como che attacca. La Pugna evita l'intervento di un avversario, pallone indietro, ancora per il Como che attacca. C'è questo cross in mezzo, respinto da Dragosin, però ancora Como. La difesa del Genoa che si chiude.
con un po' di affanno cerca di ripartire e ci riesce a Strootman, evita direttamente un avversario. Se serve coda calarga, attenzione per Goodmanson in area di rigore, viene fermato al limite dell'area. Ottimo intervento da parte del difensore del Como. No, stavo controllando il sottofondo di Ler, però la pausa mi sembra che sia andata tutta tranquilla, quindi credo nessun problema. No, no, più che altro lo sentivo anch'io, no, sentivo semplicemente Tech Digitale. Molto semplice. Ah, ok, pardon, allora, stavo cercando di fare... No, tutto regolare, no, niente di grave, no, sarei intervenuto, ti avrei detto, basta, musiche, aiuto, vabbè, Calcio d'angolo per il Genoa. Con un ottimo intervento difensivo del Como, che ha salvato veramente capre e cavoli, perché stava per essere problematica la situazione. Notate il vento sulle bandiere, rosso blu, ha fatto un cross, ha spinto. Attenzione, per il Genoa ha messo questo cross troppo lungo per tutti, pallone fuori. Sarà rimessa per il Como. Quinto minuto, sempre 1-0 per il Genoa. Per quanto riguarda gli altri campi, le uniche partite sbloccate al momento sono Regina Venezia 1-0. C'è stata un'altra partita sbloccata in questo momento. Il vantaggio del Modena contro il Perugia, quindi Perugia 0, Modena 1. Vado a mettere a verbale, così, ecco qua. Abbiamo anche la rete, e nel frattempo raddoppio del Frosinone con l'Ascoli, rete di Mulattieri, quindi Frosinone che, a giudicare da questo risultato, rimane saldamente in prima posizione. Ormai il Frosinone è lanciato ormai verso una Serie A, è comunque una bella realtà quella Ciociara che sta cominciando a fare l'ascensore, però comunque qualche campionato di Serie A comincia a disputarlo, è molto interessante tutto ciò. Calcio di punizione intanto però per il Como, che è partito in maniera più decisa a cercare di trovare la rete del pareggio, che sarebbe fondamentale per la sua classifica. Parte il cross in mezzo all'area, completa l'azione, il rischio, che rischio per il Genoa. Como vicinissimo al gol con Parigini, si è trovato il pallone sul piede sinistro ed era tutto regolare. Difesa del Genoa che si è fatta saltare in toto, colpo di testa di Cerri che ha messo Parigini davanti al portiere, però non si aspettava il pallone ed è finito fuori. Però ancora Como, attenzione adesso, Como più intraprendente, c'è questo cross ancora verso l'area per Cutrone e viene respinto. Una cosa che si impenna ancora Como in questa fase. Adesso però il Genoa può mettere ordine, parte 2 contro 2 con Goodmanson in area di rigore. Goodmanson converge, Goodmanson ancora prova a sinistro, respinto Strootman che prova ad allargare per Coda, viene respinto però ancora Coda, conclusione, palo del Genoa, che ho fatto palo colpito da McKennie. Esatto. Palo del Genoa, clamoroso palo. In questo momento sono un tempo più divertente rispetto al primo. Ho visto più emozioni adesso che in tutto il primo tempo. Rete esclusa. Eh sì, abbiamo avuto Parigini che ha avuto la rete del pareggio tre piedi. Adesso questo palo da parte di Coda. Inizio abbastanza importante di secondo tempo per entrambe le squadre. Che è finito a terra, si è fatto male, c'è un infortunio per Priscito che è finito a terra in area di rigore, però non per un fallo ma per un problema credo di natura muscolare, si è finito proprio a terra qua. Aia, la spalla. Poi rivediamo il palo colpito da Coda dopo che ha provato Goodmanson, Strootman che ha allargato per Coda che converge verso l'area di rigore, verso il centro da sinistra, e poi ha centrato il palo a commissione battuta. Sì, al momento comunque partita abbastanza equilibrata, a giudicare da questi secondi 45 minuti. Comunque continua ad attaccare, però Genoa che quando si avvicina dalle parti di Gomis
fa sudare le proverbiali sette camicie alla formazione lombarda, un po' come è successo nella rete del vantaggio al 23esimo da parte di Strootman. Sì, assolutamente, su crescita a terra per un problema alla spalla sinistra, non si riuscirà il capitano di mille battaglie a recuperare. Sentiamo i tifosi rosso-blu. Questo esce intanto. Vediamo se riuscirà a rientrare, oppure sarà costretto al cambio Alberto Gilardino. Eh sì. Il gioco riprende. Lo messo in possesso del pallone. Decimo minuto. 1-0 per il Genoa, ma emozioni in questa prima parte di secondo tempo. Sì, ripetiamo ancora una volta, Parigini che sul calcio di punizione ha avuto tra i piedi la palla del pareggio, pallone che è andato fuori, poi su un'azione di 2 contro 2, Coda ha colpito il palo, quindi si rimane fermi sullo 0-1, però si è già iniziati col botto per quanto riguarda i secondi 45 minuti. Sì, assolutamente, non si aspettava di avere pallone tra i piedi in quella circostanza. Dopo di testa di Cerri, finito proprio sul suo piede sinistro, non è riuscito a convergere verso la porta. Allora, sempre Como che dirige le operazioni, pallone indietro verso Gomis. Faccio lungo cercare Cutrone. Cutrone va in velocità con Vogliacco, Cutrone riesce a mettere in mezzo. Non c'è nessuno. Facile per Martinez fare su il pallone. E Gudmilson riesce a seguire i compagni con una serie di contrasti del Genoa, insieme al Como che vince la contesa, però Cerri finisce a terra in maniera regolare. Un dai e vai adesso, attenzione a Strootman, salva Gudmilson, Strootman inseguito da un avversario, Strootman riesce a servire l'islandese, uno contro uno. Mette in corso secondo, Paolo colpo di testa, però attenzione, il tiro, rete! Il raddoppio del Genoa, con Coda! Quindi al 12esimo minuto cambia ancora il parziale al Senigallia di Como. Como 0, Genoa 2, rete di Coda. Questi sono i gol da Coda, classico rappaccione d'area, soprattutto ottimo lavoro, ottima soprattutto la partita quest'oggi da parte di Strootman, che scodella l'assist per Coda, che deve fare solo il suo lavoro, ve lo sia insaccare alle spalle di Gomis per il raddoppio del Genoa. Como 0, Genoa 2. Sì, se la difesa del Genoa, che anzi la difesa del Como, che se l'è totalmente dimenticato e ha tirato al volo. Non era facile, perché questo pallone che scendeva con l'attaccante, con il difensore gli stava arrivando incontro, è riuscito comunque a deviare il pallone verso lo specchio della porta. Entra Mancuso nel Como, esce da Cugna. Mancuso, che ricordiamo giustiziere della Juventus un paio d'anni fa con Maria Bellotti. Esatto. Ecco, quello è stato l'highlights della sua carriera. Sì, perché dopo non ha fatto più altro, a giudicare anche da dove si trova in questo momento. Esatto. Como formato da tante promesse che poi non si sono realizzate a tutti gli effetti, come Cerri, come Cutrone. Anche come questo Mancuso. Mi sa che è calcio di rigore intanto. Calcio di rigore per il Como. Calcio di rigore per il Como intanto. Fallo danni di Cutrone, giunto manco a dirlo, vediamo questo corso. Sì, Cutrone è stato messo giù. Sì. L'arbitro ha indicato il dischetto degli 11 metri trattenuto, anche in maniera abbastanza ingenua. Un pallone che non era né carne né pesce, quello di Cutrone da controllare, messo giù. E calcio di rigore di Schacher, stanno controllando però. Vediamo. Vediamo cosa decide Pairetto in questa occasione. Stanno valutando, perché allora l'intervento è comunque sul pallone, però deve essere trattenuto.
tranquilli, dice Pairetto. Non vuole nessuno permissione. Sta valutando. Il fallo è o meno da rigore. Dico i fischi dei tifosi. Ok, ok. Stanno controllando ancora, rivediamo questo cross. Ah, potrebbe esserci un fuorigioco. Ah! Potrebbe esserci un fuorigioco. E qua la Serie B non ci dice che cosa stanno guardando. Potrebbe esserci però un fuorigioco. Fate proprio cenno, hai detto così. Intorno sta dicendo una cosa. C'è la telecamera, la stanno guardando. Vediamo un po'. Vediamo quale sarà la decisione. Ci vorrà secondo me ancora un bel po', eh. Stanno tirando le linee quando è così, probabilmente per il fuorigioco. Longo che non vuol guardare, sta valutando fuori gioco. Un po' corretto dal labiale di Pairetto. Potrebbe essere fuori gioco, ma c'è ancora attesa. Il pubblico si spazientisce, rumoreggia. Vabbè, stanno vedendo se. Forse si dice Iovine. Potrebbe essere quindi fuori gioco, quindi niente rigore. Potrebbe arrivare la decisione proprio. Ma fuori gioco! Quindi niente rigore. Che gran botta di fortuna per il Genoa, sarei dire, visto che comunque sì, la trattenuta c'era, però c'è stata questa situazione di fuori gioco che ha salvato la formazione rosso-blu. Sì, con il tacco del piede sinistro, Plutone era in posizione irregolare al momento del colpo di testa di un compagno, lo vediamo l'azione. Proprio offside, sì, proprio di mezza, sì, di una gamba, della gamba sinistra. Con trepidazione, con ansia. Era in posizione irregolare. Cioè, secondo me queste sono cose che lasciano un po' tempo che trovano. Sì. Che per carità, questa è la regola, va rispettata, però cioè dimmi dove ha tratto vantaggio dalla sua posizione. Esatto, queste sono abbastanza d'accordo con te, sì, sto guardandoci. Infatti adesso dovrebbe cambiare ancora la regola del fuorigioco, ci dovrebbe essere la famosa, tornare la famosa luce tra un calciatore e l'altro. Sì, tanto la morte alle tasse, ogni anno viene cambiata la regola del fuorigioco, fondamentalmente. Attenzione però ancora Cutrone! Questa volta non è buono! Como 1, Genoa 2, rete di Patrick Cutrone, difesa del Genoa ancora disattenta, settimo gol stagionale per l'ex Milan tra gli altri. E al 17esimo, cambia il parziale ancora Sinigaglia, Como 1, questa volta tutto regolare. Il Shaker ancora si è fatto prendere alle spalle da Cutrone e quindi ha battuto praticamente un rigore in movimento perché era proprio all'altezza del dischetto e ha battuto Martinez. Quindi un minuto dopo che è stato tolto il rigore al Como. Como 1, Genoa 2, rete di Patrick Cutrone, settima rete stagionale. Sì, difesa del Genoa che ha molte responsabilità su questa rete, ha permesso a Cutrone di insaccare agevolmente alle spalle di Martinez, come hai detto te, rigore in movimento a tutti gli effetti, visto che Cutrone si è trovato davanti solo il portiere. Cerri intanto ha calciato questo pallone direttamente nel lago. E adesso il Como sull'aria dell'entusiasmo cerca il pareggio. Il Genoa un po' disattento, pensava di averla messa già in ghiaccio dopo il 2-0 di coda e ha smesso di giocare. Eh sì, deve stare attento un attimo il Genoa, che adesso rischiano un poco, deve cercare di mantenere alta la concentrazione. Sì, assolutamente sì, perché comunque il Como è riuscito ad arrivare ad accorciare le distanze. Quindi la partita è più viva che mai, ecco. Sì, assolutamente, molto divertente. Rispetto anche a certe partite di Serie A che abbiamo visto nel weekend. Esatto.
Quindi tutto ancora in gioco in quel di Como, risultato tra Como e Genoa al momento sull'1-2, nel frattempo negli altri campi Brescia Ternana 1-0, Cittadella Parma 0-1, Frosinone Ascoli 2-0, Perugia Modena 0-1, Regina Venezia 1-0, mentre invece la partita che dovrebbe essere un po' il big match di quest'oggi, ossia Sud Tirol Bari, al momento le due squadre sono ferme sullo 0-0. Eh sì, Sud Tirol chiaramente sta facendo un signor campionato, come ho detto nel punto. Tutto quello che ottiene è tanto di guadagnato. Esattamente, non hanno letteralmente nulla da perdere da quel punto di vista. Anzi, tutto da guadagnare e lo stanno facendo molto bene. Esatto. Un Schacker che nei giorni di due minuti ha commesso palo da rigore ed è stato salvato. Poi un'altra ingenuità e ha subito la rete. Direi bene. Eh sì, pure fin troppo, guarda. Direi poi. Ecco, Wilson è uno che l'abbiamo visto più volte in questa stagione. Fa tante belle cose, però anche in mezzo a tanta confusione. Sì, naturalmente il giocatore è giovane, 25 anni per lui, però... diciamo, fa delle cose buone, però è ancora un po' sprecone, ecco, sotto porta. Dovrebbe essere più concreto e soprattutto più costante nelle sue azioni da gol. Azione con la Genoa concorda, Sabelli che ricama il pallone, servito. Limite le gare a mettere il cross in mezzo, respinto la presa del Como, però mette giù ancora il Genoa. Sabelli, Goodwinson, deve girarsi Goodwinson. Vade Strootman, coda al limite dell'area, coda prova a girarsi, coda evita di trattare un avversario, allarga sulla sinistra per Criscito, ancora coda allarga per Vade, Vade potrebbe calciare, Vade prova la conclusione, respinta Sabelli che chiamava il pallone, può riuscire ad averlo adesso sul rimpallo, c'è questo cross in mezzo, poi messo abbastanza male, non gestito bene il pallone da Genoa in questa circostanza. Eh sì, Genoa che deve quantomeno riprendere un attimo la concentrazione, se no rischia grosso. Regolare. Mi ha fatto rivedere il gol. Difesa del Genoa. Possiamo dire abbastanza, come dire, ballerina, distratta? Un pochettino. Più che altro hanno lasciato Cutrone proprio da solo a tirare davanti a Martinez, come detto c'è un rigore in movimento, difesa del Genoa molto colpevole sulla rete dell'ex cannoniere del Milan. Esatto, tanto Drago si mette in calcio d'angolo, il pubblico di casa che spinge i propri calciatori. Parigini che calcerà questo corner, la parabola sarà di uscire alla sinistra di Martinez. Cross sul secondo palo, Sabelli prolunga, mette in calcio d'angolo nuovamente dall'altra parte. E c'è un po' di confusione. Sì, deve rimettersi un attimo in sesso, perché se no si rischia grosso. Genoa che pensava, secondo me, dopo la rete di coda di aver chiuso la partita, il Como però ha deciso di non arrendersi. Al momento si trova una rete di distacco quantomeno dal pareggio. Attenzione Martinez che smanaccia, la porta è vuota, colpo di testa, salvataggio di Dragosi sulla linea, miracolo di Dragosi sulla linea. Martinez non impeccabile nella circostanza, è andato un po' come si suol dire a farfalle, è uscito vuoto, perso proprio come questa uscita, è sicura la presa del portiere genuano, è stato messo il pallone in mezzo, colpo di testa di Cerri, Dragosi che ha salvato sulla linea di porta. Carente del possibile 2-2. Genoa che sta facendo molta fatica, specialmente nei calci da fermo. Quando il Como deve realizzare un calcio da fermo, il Genoa, soprattutto dal punto di vista difensivo, è schierato abbastanza male e deve salvarsi per via di grazie ricevute. Ecco, quindi Genoa che sta facendo molta difficoltà, deve capire come cercare di fermare i calci da fermo del Como, che al momento si stanno rivelando molto molto insidiosi. Crescito mette il cross ancora per il secondo palo, non c'è nessuno, la difesa del Como fa buon gioco, un contrasto poi tra Schacker e Sabelli, quello che cresce fuori,
Pensa laterale in zona difensiva per il Como, qua rivediamo. Uscita vuoto di Martinez, non perfetta, però che viene rimesso in mezzo, colpo di testa di Cervia. Dragusin, proprio che ha salvato sulla linea di porta. Pallone che era destinato a infilarsi in fondo alla rete. Il pallone messo fuori, bel intervento di Gomis, che non era facile domesticare il pallone del compagno che era lanciato in maniera anche abbastanza difficile. Esatto. Gomis ha evitato il calcio d'angolo, ancora in possesso del pallone. Lancio lungo a cercare ancora Cerri. Anzi, Mancuso per la viene anticipato. Martinez che adesso con calma cerca di rimettere in gioco il pallone. Genoa che deve cercare di risolvere qualcosa, perché ha rischiato veramente tantissimo nelle ultime circostanze, negli ultimi minuti. Dopo la rete di Cutrone ha rischiato il proprio salvataggio sulla linea di pochi istanti. Eh sì, Genoa che deve... Sono Martinez che rischia di farsi soffiare il pallone, però Genoa poi riesce a venirne a capo. Sto iniziando un attimo a preoccuparmi, ma proprio giusto un cicinine, vista la situazione. Cosa attaccando come un forsennato. Quindi vediamo un po'. Genoa che sta sbagliando troppi palloni e soprattutto sta rischiando la qualunque. Genoa che deve quantomeno mantenere la concentrazione ed esistere, perché comunque non manca tantissimo, mancano 20 minuti alla fine di questa partita. Al momento il risultato tra Como Genoa e Como 1, Genoa 2, la rete al 23esimo da parte di Strootman, il raddoppio al 57esimo da parte di Coda e infine poi la rete al 62esimo che sta riaprendo la partita di Cutrone. Quindi siamo sul risultato di 1-2, mentre invece rimane tutto invariato per quanto riguarda le altre partite, col Frosinone capolista che sta battendo l'Ascoli per 2-0, mentre invece il Perugia di Lorenzo sta perdendo contro il Modena 0-1. Attenzione ancora al Como, però fermato e Sciacquini stavolta sradica il pallone dai piedi dell'avversario. Ancora uscito, sarà rimessa laterale. Genoa sta facendo veramente una fatica mostruosa in questa partita. Sì, più che altro proprio in questi ultimi minuti Genoa sta facendo fatica, il Como sta iniziando a pressare per bene. Genoa che riesce a salvarsi con i salvataggi all'ultimo dei suoi giocatori, quello sia Dragusin, Martinez, Vogliacco e compagnia cantante, però. Attenzione a Cutrone, conclusione! Parata di Martinez, però ancora il pallone viene messo in mezzo, ancora un altro cross. Ha provato al volo, però. Ha fatto la scorbiciata e stile McManaman di una ventina di anni fa, però fuori. Como spinge, il Genoa sta soffrendo, sudando le proverbiali sette camicie. Più che altro Genoa che ha bisogno di darsi una svegliata, perché veramente non si può andare avanti così fino al 90esimo più recupero, perché questi attaccano, sì. Sono iniziati ad attaccare pure tanto. Assolutamente sì. Non so perché c'è un problema per un calciatore del Genoa, i soccorsi, il Schaffner che è rimasto contuso. Risulta il palpetto. Si approfitta non tanto per una sorta di mini time out quando manca sì. Un quarto d'ora alla fine della partita. Tutti i calciatori adesso stanno rifocillando, una sorta di cooling break, anche se non ci sono le temperature adatte per il cooling break. Sì, diciamo un anticipo di quello che vedremo nelle ultime giornate di campionato. Esatto. Quindi momento di pausa, nel frattempo vi do nuovi aggiornamenti sulle partite di Serie B.
Brescia-Ternana 1-0, Cittadella-Parma 0-1, Frosinone-Ascoli, come abbiamo detto in precedenza, 2-0, Perugia-Modena 0-1, 1-0 per Regina contro Venezia. Al momento l'unica partita sullo 0-0 è quella tra Sud Tirol e Bari. Sì. Che fondamentalmente, se dovesse finire così, permetterebbe al Genoa, naturalmente se dovesse vincere la formazione rosso-blu, di allungare. Sarebbero 62 punti per il Genoa, 54 per il Bari. Pisa e Cagliari, 20 e 45 tra la sfida di Palermo. Esatto. Il turno di campionato. E domani sarà già Champions League, perché domani è martedì, quindi sarà già in Champions League. Seguiremo la partita dell'Inter contro il Benfica. Esatto, e poi mercoledì ci sarà sfida tutta italiana in quel di San Siro tra Milan e Napoli, partite che potrete seguire con le nostre live reaction qui sul canale YouTube di The Click. Oltre chiaramente a, se ci sarà anche l'ultima partita di Eurolega tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano. Esatto, quindi preparatevi per farlo, Olimpia Milano. Esatto, cambio intanto nelle file del Como e del Genoa, adesso andiamo pubblicità, ho visto che sta per entrare Aramu, ecco qui. E beh, sì, esce, serve Kuta. Un po' di fantasia in attacco e soprattutto serve un giocatore che possa tenere la palla il più lontano possibile dall'area del Congo. Sono abbastanza d'accordo esce, con questo cambio. Esce Koda, entra Aramu, ma sta per entrare lui. Lui, il nostro salvatore, sta per entrare Schachter dentro Efti. Sì, ma anche lì il cambio che ci sta, alla fine deve soltanto correre e portare la palla più lontano possibile dall'area. Secondo me è scelta che ci sta. Speriamo non faccia danni, ecco. Poi Wilson è dentro Ekuban! Che bello! Eccolo qua! L'unico di quel colore che non corre! Maurizio Lastro, quello tu. Esatto, nel frattempo c'è stato anche il cambio con FT e Insanker, quindi qualche modifica per la formazione di Girardino che stava soffrendo in questi ultimi minuti di gioco. Poi i parigini e Iovine dentro Pierozzi e Arrigoni per il Como. Calcio d'angolo, squadra di casa, anzi questa laterale per la squadra di casa, prossimo in mezzo, il pallone che rimane lì, non è spazzato via. Il più lontano possibile dalla porta di Martinez. Che manovra. E lo punte chiamavano il lancio lungo. Però impuscono l'azione manovrata. Arriva il lancio in questo momento. Fa cercare il cutone, però il pallone sfiga. C'è questo lancio lungo da parte del Genoa che alleggerisce la manovra. Il canestrelli del Como, c'è un compagno libero per visto giocare corto. 4-2-4 adesso per Moreno Longo, che cerca chiaramente tutto per tutto per segnare la rete del pareggio. Esatto, perché adesso i minuti iniziano ad andare avanti molto veloci, siamo praticamente a circa 13 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, poi naturalmente ci sarà il recupero, però al momento il Como in svantaggio contro il Genoa per una rete a due. Ekuban che allarga sulla sinistra, attenzione c'è questo cross in mezzo, ancora anticipato il giocatore del Genoa, per la Badel, che si è arrischiato tantissimo e non si intendono i due calciatori del Genoa, riparte il Como. Difesa distratta del Genoa su questo lancio lungo. Martinez fa prima, abbranca il pallone. Cutrone mi sa che potrebbe essere finita la sua partita, intanto ha fatto un senno alla panchina. Ha speso molto l'ex calciatore, tra le altre, del Wolverhampton e del Toro, oltre che di scuola Milan. Esatto, sì. Ha fatto quello che ha potuto, ha pure segnato una rete, adesso credo sia un po' stanco. Stockman, per Crescito, allarga sulla sinistra, per il Genoa che può manovrare.
Dopo la rete del 2-0, Genoa ha fatto veramente fatica a trovare conclusione. Sabelli che si è spostato a sinistra intanto. Eh sì, più che altro molta fatica. Genoa che, ripetiamo, dopo il gol di Coda sembrava che avesse messo in ghiaccio l'incontro, il Como però ha deciso di non mollare fino in fondo. D'altronde le partite durano 90 minuti più recupero, quindi è giusto cercare di non mollare fino alla fine. Esatto. Fuori gioco. Mi schiatto a Putrone. Lancio lungo. Netta neanche tanto, però, eh. In posizione di fuori gioco di Putrone. Sì. Un po' a rischio. Altri due cambi per il Como. Vediamo chi uscirà. Entra Blanco e Gabriele Goni. Sì, sanno che sbaglio a dare i cambi praticamente con il cartello. Ioanni comunque è uscito. Se deve uscire il secondo cambio. Ci stanno mettendo un'infinità. Dovrebbe essere Putone. Sì, esce Putone, infatti, per Gabriele Goni. No, ma con calma, eh. Esatto. È stato meraviglioso. Non andavo... C'era un problema alla... la vignetta luminosa. Si riparte dopo questo fuorigioco, lancio lunghissimo direttamente tra le braccia di Gomis al Crackstore, un altro che sembrava che dove attenzione per non perdere palla il Como, pallone fuori, sì. Laterale, l'ultimo tocco di Piozzi, altro che sembrava che dovesse essere erede prima di Sorrentino e di Sirigu, poi dopo si è perso un po' in vari prestiti, in varie situazioni, alla fine si ritrovano con Milinkovic, Savic e Berisha. Sì, esattamente, alla fine Gomis, anche lui poteva essere un portiere importante per il futuro, poi alla fine è andato in quel di Como, a Torino, come hai detto te, si sono ritrovati con Milinkovic, Savic e Berisha, che, diciamoci la verità, Milinkovic, Savic non è il suo grande portiere esaltante, anzi spesso e volentieri ha realizzato diverse cappelle in campo. Beh, intanto gli ha rinnovato il contratto fino al 2025. Eh sì, direi bene, contenti loro, non so, e non hanno altro, però sai, almeno poi Juric un po' è migliorato. Esatto. Buonasera intanto di parti arrivati, il pallone è proprio messo in avanti. Gabregoni non la prende bene. Servito male il pallone. Non ho cosa da dire al quarto uomo. Ce la mette per un fallo. Chiaramente Martinez cerca di perdere più tempo che può. Eh beh sì, perché comunque adesso i minuti stanno andando avanti in maniera molto veloce, quindi si cerca di far passare il tempo, quantomeno per quanto riguarda il Genoa, visto che il Como adesso è alla ricerca frenetica della rete del pareggio. Sì, il Como adesso sta giocando più paralunghe che da dare, sì. L'azione manovrata, però è chiaro che adesso però il Genoa ha un buon break con Bader che può avanzare e Kuban si fa vedere, viene servito, tutto regolare, no, fuori gioco! Vabbè. Iniziamo bene con sì. Kuban, bene. Cioè, ci ha messo un quarto d'ora a farsi servire. Netta la posizione di fuori gioco di Kuban. E con il Saint Germain a me gioca a destra. Quindi si fa le sgroppate sulla fascia. Sì, sì, sì. Tra l'altro ha pure guadagnato la nazionale su Football Manager, ricordiamolo. Sì.
assolutamente sì. Sì. Comunque non moreggia, perché chiaramente Genoa sta perdendo poco tempo in maniera vergognosa, proprio adesso non ha rinviato molto bene ancora, ma quasi. Viene però circondato la maglia rosso-blu. Adesso può ripartire il Genoa, larga sulla sinistra, prova a Recuban. Come che punta l'avversario, Recuban però deve tornare indietro, lo viene fermato. Ancora il Genoa che manovra. Vado. Togliacco. Riesce il palli indietro per Martinez, anche se non perfetto, il retropassaggio. Martinez poi con il sinistro lancia lunga. Il più lontano possibile dalla propria porta. Il Genoa sta cercando di tutti i modi per farsi far gol. Esatto. Dai, divertiamoci un po'. Lasciamo anche qualche punto a qualche altra squadra. Esatto, qua Rigoni ha provato a lanciare in profondità un compagno. Anche perché forse stanno vedendo che in quella di Sud Tirol non stanno segnando manco con le mani, quindi si stanno un attimo rilassando. Ma anche troppo però. Eh sì. Inez pronto a lanciare lungo pallone. 5 minuti più recupero alla fine della partita, Como 1, Genoa 2. Esatto. Ciullo, non ha fermato Mancuso. Saverdi lancia in avanti, c'è per Ecolo, pallone fuori, rimessa laterale in favore del Genoa. Ha dovuto far rettificare la posizione. Strega l'arca sulla sinistra. Pinks non sa cosa fare. Allora, giocare il pallone all'indietro verso Gomis. Beh, come sembra aver perso la spinta della prima parte di secondo tempo. Sì. Attenzione ancora Gabrieloni. Allarga, c'è questo pallone che filtra, rete! Fuori gioco, fuori gioco. Rete annullata per fuori gioco. Il Genoa praticamente si è perso un alto gruppo difensivo. C'è stata la conclusione, così di improvviso poi è finita in rete, però subito l'assistente, intanto subito la bandierina, vediamo cosa succede. Gabrieloni che allarga. C'è questo tiro cross, sì. È in posizione irregolare. Poi subito Gabrieloni con l'esterno destro, ma sotto un bel pallone. In rete però Bellemo, però stanno valutando, perché Bellemo è chiaramente fuori gioco, vediamo, però bisogna capire se è lui che tocca o comunque impatta sulla capacità del difensore di giocare i palloni. Calma, calma, non c'è fai rete, si gioca, rete annullata. Eh sì. Casta, vi sta andando tutto bene. Diciamo Alberto Gilardino è in disess a questo punto, perché veramente Genoa che sta facendo una fatica boia a creare qualcosa in questi ultimi minuti. Ci stiamo veramente aggrappando alla fortuna. E soprattutto al fatto che il Como qualche errore lo fa. No, ha appena detto, ha perso la spinta positiva, eccolo. Calcio d'angolo per il Como. Beh, se fosse successo in Serie A una certa squadra sarebbero già gente scatenata su internet, pseudo giornalisti di una testata di una certa città che già avrebbero fatto le vesti, pallone di rete, questa volta è buono. Mancuso, e il pareggio del Como a 2 minuti dalla fine. Cambia ancora il parziale a Sinigaglia, Como 2, Genoa 2, rete di Mancuso, altra dormita della difesa del Como questa volta, del Genoa questa volta, Mancuso a 2 passi, la messa in rete, abbiamo il cross, tutta la difesa del Como, wow, Dio, non so se è buono sto gol, c'è stato questo cross, colpo di testa, no, beh, mi sa che è buono. E mi sa che è buono a questo punto, almeno uno lo dovrebbero concedere. No, mi sa che è buono perché Mancuso è dietro la linea del pallone. Per un attimo, però, deve essere dietro la linea del pallone. 7° gol stagionale per Red Sempoli. Sì.
E vabbè, il Como stava andando all'arrembaggio, difesa del Genoa che veramente in questi ultimi minuti è stata pochissima roba. Avevano 3 punti pronti, invece li hanno sprecati dalla rete di coda in poi. Augello è entrato così presto. 2 minuti, più recupero che sarà abbondante. Sì. Però si sta valutando, anche lì. Ancora. Sì. Regolare, questa volta gol è buono. Eh sì. L'avevo visto, la regolare, sì. Beh, secondo tempo molto più divertente del primo. Tra rete annullate, rigori cancellati. Sì, è però successo di tutto. Veramente brutto secondo tempo dal punto di vista difensivo per il Genoa, perché veramente Genoa che ha sofferto tanto, specialmente nella retroguardia, e prima o poi il gol lo avrebbe subito, a giudicare anche dall'arrembaggio della formazione lombarda. Sì, assolutamente sì, anche perché Genoa in avanti non si è più visto. 5 esatto. Minuti di recupero. Ha subito tanto, soprattutto i lanci lunghi. Noi abbiamo detto, Como adesso ha perso spinta, ecco, manca a dire. E adesso Como ci crede, Como prova il tour a completare la rimonta. Dai su, quantomeno il pareggio teniamo, cioè, perché se no veramente... Eh sì, perché da 2-0... Anche perché di là comunque sono 0-0, male che vada si guadagna un punto, ecco. Beh, tutto così rimane. Esatto. Sì, la rete è regolare. Proprio per un nulla la rete è regolare, di mancoso. Fallo di Ekuban. Primo minuto e 5 che se n'è andato. Venta la sotterra. Lancio lungo da parte di Domisse. Ne salta due, attenzione, Como questo prossimo mezzo. L'avrebbe messo fuori, calcio d'angolo, ancora per il Como, adesso fuori da così. Genoa allo sbando, praticamente. Adesso il Como spinto dal proprio sostenitore. Nono corner contro il 3 del Genoa, parte il cross! Alto per tutti, con Martinez ancora non perfetto nella circostanza. Pallone che si spegne fuori, ma... Mancuso che si dispera. C'è un uomo del Genoa a terra. Si sta rialzando. E Sabelli dice di aspettare perché ha un problema col polpaccio. Ha problemi dall'arbitro? No, 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 ma Sabelli ha mandato leggermente a quel paese il compagno perché gli ha chiesto di aspettare, ma lui è ripartito. Adesso il Genoa con Babel allarga sulla verticale per Ekuban. Ekuban che prova a saltare l'avversario, non ci riesce per il recuperatore, poi non è Ekuban. Ekuban ancora Augello, Augello che però viene fermato, però prolunga il pallone. Dragusin che prova a rimettere sulla sinistra, non c'è nessuno perché Ekuban nel frattempo si è accentrato. Allora fuori diversa laterale per il Como. Siamo a metà del recupero, sempre 2-2. Catalano scrive pareggio giusto, sì, alla fine il Como ha meritato pure di tanto il pareggio. Sì, fino a questo momento sì. Ma ai punti a questo caso, se dovessi guardare solo il secondo tempo avrebbe meritato una vittoria. Il Genoa dopo la rete di coda non ha veramente più fatto nulla. Era il Genoa però con le ultime energie. Lancio lungo, poi viene fuori. Rimessa laterale ancora per la squadra di casa.
Manca un minuto alla fine della partita. Pierozzi pronto a rimettere in gioco il pallone. Sono i batti e ribatti, mette giù Strootman e Kuban che prova a girare per Badel, ma viene fermato, poi viene fermato fuori, sarà rimessa laterale. Badel ancora, ultimi secondi, Ekuban. Ekuban che si gira, Ekuban che serve un compagno. Ancora Genoa, con Badel ancora, Fiario sulla sinistra, c'è questo cross, il pallone è il calcio d'angolo, ultima occasione. Sarà per il Genoa, corner per la squadra di Girardino. Pallone sarà alla destra di Gomis. Parte il cross, il pallone che viene messo fuori dalla difesa. Comasca, messa laterale per il Como. Ultimi 10 secondi. Sentiamo il Moreno Longo che urla. L'arbitro che sta per fischiare la fine della partita. Triplice fischio, Como e Genoa, 2-2. Rete di Strootman, 24esimo del primo tempo. La rete poi di Coda, 17esimo della ripresa. Poi le due reti del Como che può fissare il pareggio di 2-2. Casta, che partita è stata? Primo tempo dove il Como aveva già fatto vedere molte cose, poi il Genoa era riuscito comunque ad andare in vantaggio su un errore della difesa lombarda con Strootman. Secondo tempo dove stava iniziando a succedere a qualunque, prima con l'errore da parte di Parigini che praticamente davanti al portiere ha calciato fuori poi il palo di Coda, Coda che poi ha segnato la rete del raddoppio. Sembrava finita, ma che il Como ci crede, trova subito la rete al 62esimo con Cutrone, anche se in precedenza c'era stato un rigore non assegnato, e poi nel finale assedio da parte dei Lombardi con la difesa del Genoa che veramente non ci ha capito niente, ha subito la rete del pareggio all'88esimo con Mancuso. Quindi pareggio per il Genoa, poteva essere una vittoria, c'è rabbia per non aver vinto una partita che era praticamente già fatta. La cosa divertente è che al momento, vedendo il risultato di Sud Tirol Bari, nel frattempo è finita Frosinone Ascoli 2-0, quindi credo primo posto che rimarrà in ghiaccio per la formazione di Grosso, visto che adesso il Genoa è a 6 punti dalla formazione ciociara. Genoa che nonostante ciò potrebbe, bisogna vedere adesso la fine della partita tra Sud Tirol e Bari, addirittura guadagnare un punto nonostante una brutta prestazione. Certo è che dal punto di vista difensivo bisogna fare degli accorgimenti, perché veramente la difesa del Genoa oggi, l'impressione che stava aspettando il barbecue di Pasquetta, perché ha fatto dei disastri immani che hanno permesso al Como di recuperare la partita in praticamente 20 minuti. Quindi Genoa che deve rivedere la retroguardia, comunque un punto molto buono per quanto riguarda il Como. Eccola, rete del Bari negli ultimi minuti, quindi Sud Tirol 0 Bari 1. Alla fine una giornata dove il Genoa con questo pareggio rischia non poco, e soprattutto ricordiamo che all'ultima c'è Bari Genoa, quindi bisogna cercare di concludere la situazione il prima possibile. Sì, esatto, Sud Tirol è in 10. Andiamo anche esatto a vedere, ecco qua, siamo qua con Sud Tirol. Sentiamo un po' il gol del Bari. Bello il gol, palo rete da parte della squadra di del presidente De Laurentiis, figlio ovviamente. Lula poi, portiere del Sud Tirol. Bello il gol da parte dei Galletti biancorossi. Quadrato al Consiglio Comunale di Bari. Eh beh, ovvio, presente in quel di Sud Tirol. Esatto. Guarda quanti tifosi sono arrivati fino a lì. Rientrando l'autore del gol, Macchiroli. E si riparte, quindi la rete è valida, assolutamente. Muracchioli ha segnato a 93esimo. Vediamo se magari poi su Tirol
riuscirà a fare il colpo a sorpresa all'ultimo secondo. La vedo dura su in 10. Vabbè, sì, attenzione però. Buono fuori, rimessa laterale. Per il sul Tirol. Nome a terra, attenzione. Nome a terra del Bari. Così improvvisamente è finito a terra. Ed Icari? Non so cosa è successo. Questo è stato uno scontro con un calciatore di casa. Sono 6 tanto minuti di recupero, stati prolungati. Tutto regolare, si riprende a giocare. 30 secondi alla fine, ma probabilmente si prolungherà ancora. Passo in mezzo, viene messo fuori il pallone. Ancora attacca il Sud Tirol. Non è messo on the box, ora deve venire allargato. Beh, si gioca su sintetico, quindi un bel campo. Curto, mette il cross, è nuovamente corner. Vediamo se riuscirà. Beh, se riuscisse veramente a salvarsi così su Tirol, sarebbe anche un toccasana per il Genoa. Eh sì. Al secondo palo. Tutti davanti a quel portiere, attenzione il pallone lì, sembrava gol, vicino veramente al pareggio su Tirol, per un attimo sembrava gol, poi era fuori gioco. Onju era in fuori gioco, sì. Come i tifosi del Bari come cantano. Su Tirol vicino veramente al pareggio. Noi siamo al 97esimo. 7 minuti di recupero. E finisce qua con il Bari che batte su Tirol 1-0. Giornata molto favorevole al Bari, a Frosinone. Frosinone che vabbè adesso... non dico sia ufficialmente primo, però poco ci manca. Bari che adesso, a giudicare dalla classifica, stavo guardando un attimo se me la aggiorna qui. Diretta, però si trova a meno 4 dal Genoa. Ricordiamo, il 19 maggio ci sarà l'ultima giornata, lo scontro a Marassi. Quindi tutto è ancora in gioco per la seconda posizione. Sì, beh, come detto, è ormai fatta per il Frosinone, o meglio, non è proprio finita ancora, però diciamo che ha messo una seria ipoteca sul primo posto e sulla qualificazione diretta e la promozione in Serie A, e la battaglia per il secondo posto è molto molto serrata. Esattamente, è vero che c'è il distacco di 4 punti, però... può succedere ancora di tutto. Esatto. Va bene, Cassa, direi che ci possiamo fermare qua. Esattamente, ci fermiamo qua. Noi ci vediamo stasera con Buonanotte Classica su YouTube, il processo sul canale Viola. Poi, nel caso, stanotte ci sarà una piccola appendice dedicata a quello che sta succedendo con la pallavolo. Quindi l'appuntamento con Volley Click, quindi appuntamenti da non perdere. Poi martedì e mercoledì avremo la Champions, giovedì l'Europa League e naturalmente nel mezzo avremo l'Eurolega e la pallavolo, perché ci saranno le partite per quanto riguarda la Champions League, specialmente la partita di Novara contro l'EK Zaçibasi, quindi il ritorno della semifinale della Coppa dei Campioni per quanto riguarda il volley femminile. Detto questo, Eurocast, come c'è stato, ladies and gentlemen, the one, the only, the chairman of the board, the legend killer, the commissioner, Alan Socco. Ma un cordiale saluto a voi, grazie al Deus Ex Machina e mio Triple H, il nostro cast. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Official e sul canale, naturalmente, YouTube di The Click. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo tra qualche ora.